Olè! Ci siamo? Che emozione! La prima live! Vediamo, vediamo, vediamo. Ci vedete, ragazzi? Saluti, abbracci! Siamo un po' in ritardo, ma alla fine i Pantella ce l'hanno fatto. Sentite? Sa, prova, prova, 1, 2, 1, 2. Ehi, bella, 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 bella. Mi si è bloccato. Bene, no, la connessione dovrebbe andare molto bene qui nella Malnati's Home. Top. Ok. Ciao ragazzi, come state? Questa è una live. Quant'è che non facevamo una live? 6 anni che non facevamo una live pubblica. Dal 2015. Quindi forse l'ultima era una live del genere. Sì. Non sbaglio. Era forse per... avevamo fatto qualcosa su Omegle, Era, no, sempre una risposta sulle domande. no? Che vanno velocissime, perché vanno così Siete veloci? Abbiamo veloci. intanto un nuovo abbonato che ringraziamo, Gabriele Dell'Olmo. Ti L'Olmo, diamo il benvenuto grande. nei Pantella Steam, grazie per esserti abbonato. Oggi parleremo tanto anche degli abbonamenti, parleremo di Mia Madre 72 e parleremo anche di questa chat che va velocissima. Scusate perché la prima live alcune cose La siano vera andate. challenge è riuscire a leggere le Ma domande. non si può bloccare. Vai piano. Okay. Ah, ok, vedi. Ah, si può fare così col Ah, ok. magico, magico mouse. Vediamo un po' tutti, intanto. Salutiamo, siete in tantissimi. Salutiamo un po' di persone a caso. Michele Mele, grande Michele Il Mele. grande Michele La Mele. Giovanna Cicchelli! Ciao Giovanna Cicchelli, Luca Zaccagna, Aurora Bielli, Arianna Mineri, Manuel Quartullo. Salutiamo tutti quanti voi che siete connessi. Cosa stiamo facendo in questo periodo? Stiamo realizzando le nuove puntate di Mia Madre è Satana 2 Esatto, e le prime 5 sono già disponibili per tutti gli abbonati e adesso entreremo in registrazione e giusto domani inizieremo con le riprese degli altri 6 episodi. Quindi amici, se volete supportarci, abbonatevi così appena finirà la seconda stagione andremo dritti sulla terza season di Mia Madre Satana. Incredibile, cose incredibili. Catene, cani, cavalli, mucche, accadono delle pecore, cose tutto, incredibili. cose impressionanti. Intanto, attenzione, nuovo abbonato, lo salutiamo subito, che è arrivato Ella Elena Argiro. Argirò, che si abbona ai Pantella Steam. Ragazzi, abbiamo Benvenuta. tanti livelli per gli abbonati, appunto. Il primo Assurdo. appunto è ai Pantella Steam, che vi dà accesso a delle emoji esclusive molto fighe, come Mamma Satana, la Nonna, Alessio della Santa, Daniel, tutti, che potete utilizzare sotto tutti i nostri video. E poi c'è il livello i Pantellas Silver, praticamente che vi dà accesso al backstage di Mia Madre Satana e a una live mensile esclusiva per voi. So for Il you. vero livello, quello top, quello over 9000, è il livello i Pantellas Gold, dove praticamente potete avere accesso alla serie, appunto, la seconda stagione di Mia Madre Satana con il ritorno di Alessio della Santa. Intanto scusa se ti interrompo, salutiamo un nuovo abbonato Christian Capannini che è diventato I membro dei Pantelas Pantelas Gold, Gold quindi potrà e vedere Mia Madre è stata la tutto, aspetta, aspetta 2, che si stanno ragazzi. abbonando, Sono un secondo. tantissimi. Aspetta, aspetta, Christian, l'ho perso. Loris Loris, Cerasi che entra grande, nei Pantella Steam, anche grandi. lui, anche Gennaro Capo che entra anche lui nel team, nella squadra. Giuseppe Giuseppe Orsini, Orsini, Pantellas Gold, quindi ragazzi. grandissimo. E poi aspetta, vediamo se abbiamo perso qualcuno. Non riusciamo a No, sentire. State abbonando in tanti. vai. Allora, perfetto. Ok. Ah, Daniel Fiorani, mio grande, omonimo, grande Pantella padre. Steam. Ok. Cristian l'avevamo già salutato, Perfetto, perfetto, ragazzi, grazie. continuate ad abbonarvi. Poi gli altri livelli sono enormemente poi con un sondaggio incredibile settimanale Esatto, dove. normalmente poi oltre ad avere Mia Madre Satana, potete anche avere un sondaggio settimanale dove comunque deciderete un po' le sorti del nostro canale. Noi vi proporremo dei titoli e voi potete scegliere Che cosa che video accadrà? farci Robe fare. Quindi è un incredibili. livello molto interessante. E l'ultimo incredibile livello è la Madonna È dove. la Madonna! Che è un livello appunto Incredibile, proprio incredibile. incredibile. E faremo praticamente una live al mese. Direttamente ci vedremo faccia a faccia Esatto. tramite Google Con Meet il livello o È la Zoom. Madonna! Si raggiungono Praticamente dei livelli ci incredibili. vedremo face to face. Facciamo delle live combinate con Zoom dove ci vediamo faccia a faccia e parliamo, chiacchieriamo, ci diciamo.
niente, ci scambiamo un po' le ricette di cucina, esatto. Un po' di suggerimenti. Intanto abbiamo il videogiocatore gamer che era già un abbonato grande, ha seguito l'upgrade ai Pantellas Gold. Grande, ci fa molto piacere perché la serie di Mia Madre Satana ha avuto una realizzazione molto articolata, molto complessa, quindi ci abbiamo veramente speso tantissimo tempo, tantissimo impegno per poterla realizzare e partecipare insomma alla nostra famiglia di Pantellas Gold. Per noi è una figata perché oltre a poter vedere la serie di Mia Madre Satana ci date anche un grosso supporto per la produzione della serie di Mia Madre Satana, perché la serie ha dei costi ovviamente incredibile, perché c'è il regista, fonico, direttore di produzione, esatto. Operatore di backstage, Puccio! Ragazzi. C'è anche il Puccino, quindi ringraziamo Sushi Shark che è entrato anche lui in Pantellas Gold. Esatto, comunque noi abbiamo moltissimi costi da sostenere per la produzione della stagione di Mia Madre Satana, quindi ora stiamo sostenendo i prossimi episodi della stagione 2 e ci piacerebbe molto fare anche la terza stagione. Però per poterlo fare abbiamo bisogno, ragazzi, abbonatevi perché faremo dei contenuti incredibili. Io lo dico da sempre, una cosa che voglio fare, un video di Pantella. Adesso mannatemi a tenermi addosso, Puccio già ride perché sa dove sto per arrivare, attenzione. Allora, c'è una scena, adesso Jay mi manda altamente a cagare, noi dobbiamo fare quella, c'è una scena su... Posso dire, cioè io sono veramente un anno, almeno che io ogni volta sento Dario fare questo discorso, con qualsiasi persona, cioè anche se va dal panettiere, cioè lui dice, perché sa, panettiere, a me piacerebbe fare una cosa. Allora amici... Allora, praticamente abbiamo scritto questo copione l'anno scorso su, che si chiama Cattivi Vicini. La scena principale, la prima scena è quella, non riesco a dirlo, sono troppo emozionato. Praticamente nella scena principale noi due sfondiamo una vetrata del nostro vicino di casa che è uno stronzo con una panda. E naturalmente questa scena si potrebbe, cioè... Questo, ragazzi, è il sogno della vita. Io voglio... No, il sogno della vita è su altri, però, cioè, questa è una grande scena che io sogno prima di fare Pirati dei Caraibi versione Pantella. Dobbiamo fare cose incredibili, quindi... Però Pirati dei Caraibi, ma sul lago di Varese. Beh ovvio, ovviamente. Così, a meno che non vi abbonate in 15-20.000 subito oggi, quindi esatto. possiamo andare magari... Salutiamo intanto nuovi abbonati, perché stanno arrivando nuovi abbonati. Grandi così! Stefano Guidi che si unisce ai Pantella Steam, quindi avrà le emoji esclusive. Poi abbiamo Anas Gaia, anche lei si unisce ai Pantella Steam. Link CRZ che invece si unisce a livello ai Pantella Steam. Grande, grande, che vedrà la serie. Amici, vi ricordatevi di arrivare almeno a livello i Pantellas Gold per vedere la serie, i veri contenuti incredibili, il ritorno di Alessio della Santa. Però attenzione perché abbiamo Tommaso Nada, grande Tommaso Dana che ha firmato per la Madonna. quindi Tommaso, ci vedremo entro fine mese la live per voi. Solo per voi ci vedremo face to face. Perché appunto con il livello e la Madonna ci potremo vedere, potremo guardarci. Jacopo, per solito gli vi occhi bacia di questo... No, beh, limone, cose incredibili. Attenzione, intanto continuiamo. Esatto, quindi mamma Sat, cos'è successo? Siamo usciti? No? Che cosa hai cliccato? Aspetta, non so cosa ho schiacciato. Hai schiacciato, sei uscito dalla live? Sì. Non lo so. No, sono ancora in live. Sono ancora in live? Ok. No. Sì? Sì, no. Ci sentite, ragazzi? Che c'è stato un momento in cui la live ho usato un ditino birichino. Jay, così a sorpresa, mentre salutava, ha cliccato apri un'altra pagina. E vabbè. Intanto salutiamo Foxy the Parrot che entra nei Pantella Steam. Grandissimo Gabrielino, i Pantella Gold. Grazie di cuore. Luca Sambu, i Pantella Silver. Che è un livello comunque molto interessante perché avrete una live dedicata al mese. Comunque ci vedremo una volta in più. Puccio, ci confermi che siamo ancora online? Siamo ancora online, baby. Esatto. Ok, quindi abbiamo perso delle donazioni comunque. Della chat che sono andati via, non in su, ci sono state delle donazioni. In che senso? Ci sono delle donazioni che abbiamo perso. Delle donazioni? Qualcuno ha fatto delle donazioni, le recuperiamo, ringraziamo Robier 11 che entra nei Pantella Steam. Bravo. Adesso scusate ragazzi, il nostro grande assistente bellissimo è single, mi raccomando donne. Quanti anni hai? 18. Appena maggiore.
quasi 19. Un freschissimo 18enne cerca fidanzata, quindi mi raccomando ragazze, sintonizzate il puccino. Super Puccio. Super Puccio, spacca. Intanto ringraziamo anche per le donazioni Super Chat, adesso le andiamo a recuperare. Le abbiamo appena attivate, però adesso vi salutiamo tutti, vi ringraziamo tantissimo per il supporto, per questa... Andiamo a sfondare questa vetrina, no? Andiamo a sfondare vetrina. La vetrina con la panda. Sei veramente fissato con questa Io vetrina. Io lo voglio fare, lo voglio fare. Attenzione, abbiamo un nuovo abbonato, Giorgio Ligori, Pantellas Gold, grandissimo, benvenuto. Sono già uscite diverse puntate di mia madre Satana, quindi potrai già... chi si abbona ora potrà accedere già a 5 puntate. Ma quindi lo annunciamo che cosa accade questo venerdì? Non lo annunciamo, non diciamo spoiler. Lo annunciamo. Lo annunciamo? Hai già fatto. Allora ragazzi, questo però dipenderà molto da voi. Ragazzi, venerdì potremmo fare... Jacopo Mallati si sposa, applauso! No, che si sposa, no. Questo venerdì potremmo fare un grande regalo a tutti voi. Perché? Perché Daniel... è andato a ciulare la prima puntata di Mia Madre Satana 2, fondamentalmente, e noi potremmo condividere con tutti voi solo la prima puntata della seconda stagione di Mia Madre Satana, ma dovete, insomma, dimostrarci il vostro affetto. Quindi fatevi sentire, se volete, la prima puntata di Mia Madre Satana 2. Ho fatto volare il bonsai. Bene così! Intanto salutiamo Borica Channel, che entra nei Pantella Steam. Ciao! Borica. Ciao Borica, dici come si pronuncia. Intanto andiamo a tesoro, hai recuperato Super Chat. Qualcuno chiede quante volte ci vedremo con la live e la Madonna. La Madonna ci vediamo una volta al mese, però facciamo proprio una bella chiacchierata. L'ultima live che abbiamo fatto abbiamo proprio chiacchierato con tantissimi di voi, ed è stata una cosa comunque bellissima, perché un conto è parlare e non, appunto, e leggere semplicemente dei commenti, un conto è proprio vederci faccia a faccia. Il livello e la Madonna permette questa cosa fighissima, essendo magari siamo un po' di meno, riusciamo a chiacchierare bene con tutti, riusciamo a parlare con tutti, quindi è un livello che personalmente vi consiglio. Intanto ringraziamo Matteo Pegoraro, che ci ha donato con Super Chat ben 2,99 euro. Grande. Grazie di cuore, numero uno, un bacione, un saluto. Chiede come fa ad abbonarsi, ha chiesto. Allora amici, per abbonarsi è molto semplice, trovate qui sotto link... la live, utasht, kushkit, abbonati. Esatto, c'è sia il link che il tasto, quindi seguite semplicemente le istruzioni e potrete accedere a tutti i vari servizi. Diciamo che il livello... i Pantellas Gold vi dà già accesso a tutto, fondamentalmente. Però se arrivate alla Madonna non siamo più contenti. Se arrivate alla Madonna io faccio un video dove per un'ora dico la Madonna per un'ora di nudo, nudo. Mallati. Nudo non penso che la gente sia interessata a vedere nudo, però lui si dissocia. No dai, facciamolo. Tanto è sempre aperta anche la posta Puccio, ragazze, scrivete a Matteo Puccio. Teo Puccio su Instagram. Puccio Matteo. Puccio Matteo su Instagram. Attenzione. Donne, non datelo di messaggi. Uomini, cani, cioè quello che volete. Se avete un cane single, lui è qua. Sì. Che lo vuole? Labrador preferisco. Beh, bello Labrador. Donazione. Piace. Allora, vediamo un po'. Qualche domanda. Adesso fateci qualche domanda. Che rispondiamo a todos. Che rispondiamo a tutti. Intanto ne leggo già qualcuna. Da dove è partita l'idea di Mamma Satana? Dalle nostre mamme. Quindi abbiamo fatto una parodia delle nostre mamme. Abbiamo preso i lati migliori e peggiori. Abbiamo miscelati. Abbiamo creato questo super personaggio che è Mamma Satana. Che comunque nella seconda stagione ci sta dando dentro. Sta urla, picchia Daniel. Nell'ultima puntata ha spaccato un sacco di cose. Ringraziamo per la donazione Giancarlo Presutti, grazie di cuore, numero uno. Grande con Super Chat. Presuttone, grande. Mark Spider, nuovo abbonato, e andiamo. Grande. Poi abbiamo Riccardo Ravegnani, anche lui nei Pantella Steam. Quindi, grazie, ci fa molto piacere vedere che vi state abbonando. Veramente. Vogliono che sfondiamo questa vetrina. No, noi crediamo molto nel progetto degli abbonati, perché comunque ci permette di poter investire di più nelle produzioni ed offrirvi dei contenuti un po' più particolari, quindi un po' più spinti nelle azioni, nelle gag, quindi è una cosa a cui teniamo molto, per poter realizzare sempre più contenuti comunque di qualità, sempre più belle fregnacce. No, scherzo, mi dissocio. Sempre più azioni, sempre più cose incredibili. Oddio, devo bere. Come mai è passato così tanto tempo dalle due stagioni? Perché prendendo la massata dall'ultima puntata, appunto, si era risvegliata dal suo coma, quindi ci è voluto un po' per
farla ritornare al top della condizione. Adesso, dopo aver sostenuto una preparazione di 7 anni, ora mamma Satana è pronta a distruggere e demolire qualsiasi cosa. Sì, tra l'altro nuovi personaggi, perché abbiamo anche Crystal, che è... non ve lo dico. Esatto. Ci sarà un nuovo amore, ci sarà un nuovo amore per Daniel, quindi ci sarà la, potrebbe esserci Alice, non lo so, potrebbe tornare, ma Daniel comunque lui ha un nuovo amore, quindi scoprirete anche la nuova fidanzata di Daniel nella seconda stagione di Madre Satana, che è la nostra bellissima Crystal. Allora, vediamo un po' di domande. Conoscete Roberta Baruffato? Io era la mia compagna, scusate, Manuela Rosa, grande, la mia compagna dell'elementare, una professoressa, la saluto, grande Roby, un abbraccio. Top. Alice è davvero la fidanzata di qualcuno. Roberta Nicosia, la ragazza che fa i video con noi, sempre la ragazza che ha sempre fatto la fidanzata, quella un po' psicopatica. Grazie a Dio è felicemente urlatrice. Fidanzata. Esatto, è felicemente fidanzata. Non con noi però. Per fortuna, no, perché no. Bravissima, gentilissima, il suo ragazzo un santo, veramente merita anche lui un sacco di donazioni, di abbonamenti, perché è veramente un bravo ragazzo per sopportarla. Bravissima attrice però. Intanto scorriamo ancora un po' le domande. Avete detto domande scomode, quindi dite il nome di qualche youtuber che odiate. Ma noi siamo un po'... come la Svizzera, ragazzi, un po' imparziali, cioè noi siamo un po' sulle nostre. A volte magari altri youtuber ci vedono anche un po' freddi, distaccati, perché noi siamo qua nelle nostre campagne, quindi... nel Varesot, che siamo un po' così, però magari in futuro non si sa. Allora... antipatie, non lo so. I Pantellas mi stanno un po' sui coglioni. No. Attenzione, Sara Marcelli e Gabriele Dell'Olmo, che hanno eseguito l'abbonamento a Ella Madonna! Grandi! Dirò un Ella Madonna sfondandomi le corde vocali. La prima cosa che farai in quella live. Quando qualcuno si abbona a Ella Madonna. Dai, va anche bene. Durante questa live, ogni volta che c'è un abbonato a Ella Madonna, io mi sgolo. E dice Ella Madonna. Distruggo il microfono. E... ecco. Allora, Samuele Moretti, Pantella Steam. Benvenuto. Grandissimo. Un sacco di nuovi abbonati, ragazzi. GXST08 che è nei Pantella Steam, benvenuto. N88 i Pantella Steam, benvenuto. Vediamo un po'. Rebi Gamer. Rebi Gamer si è unita a Ella Madonna, quindi è la Madonna. Questo riassunto della grande live di oggi. Big Spec i Pantella Gold, grazie, benvenuto. Mille. Benvenuto. Questi sono gli ultimi, sono riuscito a recuperare tutti gli ultimi abbonati. Allora, vediamo un po'. Samuele Moretti, benvenuto nei Pantella Steam. Tra l'altro, ragazzi, un'altra cosa fighissima degli abbonamenti è che YouTube ha riservato apposta per voi abbonati una sezione dove i vostri commenti arrivano prima di tutti gli altri. Quindi, se volete comunicare in maniera più diretta, potete farlo direttamente abbonandovi. E quindi noi vedremo sempre... sempre i vostri commenti in prima, per primi. Quindi se volete, anche questo è un super servizio che YouTube offre, che è incredibile, perché c'è un modo ancora per stare più vicini ed è fichissimo. Tra un l'altro po' di... vai Jay. No, volevo leggere un po' di domande scomode che ma quanti anni ha Daniel? 45. Ragazzi, sono giovanissimo, non si vede. Odiate i me contro te? Assolutamente no. Siamo amicissimi, anzi salutiamo, amici. Siamo molto amici con i me contro te e li stimiamo anche molto, perché sono dei Cristiano Ronaldo del loro settore, quindi loro intrattengono bambini piccoli, ma intrattengono milioni di bambini piccoli, sono molto bravi a farlo e li stimiamo molto. Poi vediamo un ciao po'. Ragazzi, vi vogliamo bene, vediamoci prestissimo. Messaggio importante: quanto costa abbonarsi? Allora, ci sono diversi livelli: Pantella Gold 0,99, il Pantella Silver 1,99, il Pantella Gold, che è quello che vi permette di accedere alla seconda stagione di Mia Madre Satana, 2,99. Poi c'è il livello enormemente poi, 4,99, e poi l'ultimo livello è la Madonna, 9,99€, quindi... quindi abbonatevi in tantissimi, così questi prezzi verranno sempre bloccati, faremo tantissimi contenuti e non cambieranno mai, perché ci sono delle situazioni in cui a volte le fasce di prezzo cambiano, ma noi li manterremo sempre così. Intanto il Pistilli, Valentino Pistilli, grande, si unisce a... la Madonna! Okay.
adesso comincio a non avere più la voce, ma grande. E intanto ringraziamo il nostro direttore di tutti i messaggi che ci segue, e De Baroni Gamer, che ha donato 5 euro. Grazie, grande, grazie di grande fare. Baroni. Samuele Moretti ha eseguito l'upgrade ai Pantella Silver, grande, quindi ti aspettiamo in live. Ale Zienko 51, i Pantellas Gold, benvenuto, goditi la seconda stagione di Mia Madre Satana. E GX Ste ha eseguito l'upgrade ai Pantellas Silver, grazie mille. Allora procediamo con le domande. Quando fate un altro video sulla scuola? Presto, magari lo faremo. Diteci se vi è piaciuto l'ultimo video della scuola, se ci volete rivedere con Alessio della Santa, professore, bello incazzoso che ci martella, sarebbe top. E fateci sapere anche quali video sulla sfera, sul mondo gaming vorreste vedere applicato nella vita reale, quindi non so, Minecraft, Fortnite, un altro episodio di un'altra serie su Among Us. Esatto, fatecelo sapere, perché vorremmo fare un altro video stile Among Us, però con un altro videogioco, quindi diteci voi se preferite Fortnite, Minecraft o altri giochi, noi vi prenderemo seriamente in considerazione la vostra opinione. Allora, qua si sta scritto Cyber Minecraft, Rocket, yeah. Minecraft. Donazione di Galaxy X, l'ho personato su da un euro. Galaxy X, ringraziamo per la donazione anche Galaxy X, grazie di cuore. Abbiamo il numero uno del giorno, che è Matteo Pegoraro, che ha donato 2,29 euro, grandi grazie, che ci chiede se abbiamo mai fatto Pongo Pongo. Abbiamo fatto Pongo Pongo, in che senso? In tutti i sensi, non lo so, che vuol dire? Va bene. Pongo Pongo, o Bongo Bongo. Dopo mi informo bene, Matteo, ti faccio sapere. Pongo Pongo. Allora. Che squadra ti fate? Allora, io tifo la Juve, Daniel tifo il Milan. Sono milanista. Quest'anno l'Inter domina, quindi io speravo nel Milan, lo che dicevo, dai. E io te l'avevo detto di non sperare, io sono un fallimento. Per noi juventini, ovviamente, vedere vincere gli interisti è sempre una spada nel cuore, però. Attenzione, 5,49 euro, Matty Gamer B-Stars, lo salutiamo tantissimo. Grazie di cuore. Grande. E quindi è una coltellata nel cuore, però ho detto sportivamente, speriamo che il Milan, piuttosto il Milan, invece il Milan. Il grande. Quindi onore all'Inter, che comunque sta facendo una grande stagione. Ma vediamo quanti sono gli juventini milanesi, che squadra ti fate? Scrivetecelo nei commenti, esatto. Vediamo un attimo. E da dove ci scrivete soprattutto? Quale parte d'Italia? Come qui oggi nella ridente Gallarate c'è un sole incredibile. Fateci sapere voi come va. Fa un bel caldo. Donazione. Intanto è arrivata un'altra donazione. Grazie Sciurpuzzo da Matti Gamer B-Stars 099. Grazie di cuore. Grazie dottore, sempre gentilissimo, sempre sul pezzo, bravo. Sempre single, Puccio, mi raccomando, donne. Ancora non mi sono. Celeste06, ti diamo il benvenuto nei Pantalasti. Grazie mille. Anna Cori nei Pantellas Gold. Francesco D'Amico nei Pantellas Team. Ricchi nei Pantellas Team. Grandi. Cosa accadrà nella seconda stagione di Mia Madre Satana? Beh, diciamo che Lello è stato molto monello nella seconda stagione, esatto. Possiamo dire così, però Mamma Satana non sarà molto felice del ritorno di Lello, quindi bisognerà vedere se il loro amore tornerà ad esserci, quindi non è detto che vedrete Mamma Satana e Lello insieme, però potrebbe poi accadere all'interno della stagione, chi lo sa. Noi vorremmo tanto fare anche la terza, perché abbiamo già scritto il finale della seconda, mi viene in mente finale molto esplosivo, sorpresa, esplosivo, accadranno cose incredibili, vorremmo riuscire a farla testa. Francina dice che l'anno scorso mi ha incontrato sulla pista ciclabile a Varese, grande, che stavo correndo, che faccio schifo, devo correre. Grazie, t'hai ricordato. Simon X Fortnite ha eseguito l'abbonamento enormemente poi, il primo di enormemente poi di oggi, quindi grande. Grazie di cuore, tra l'altro eri già abbonato, perché vedo che c'è il badge argento, grande. Perché dovete sapere ragazzi che appena vi abbonate, vicino al nome, al vostro nome del vostro account, apparirà un badge a forma di anello che sarà per il primo mese bronzo,
poi diventerà silver dopo il secondo mese, dopo il terzo diventerà addirittura gold. E poi si svilupperà in altre versioni fino alla versione suprema dopo un anno, che è la versione rubino, incredibile, proprio di super, epica, di super amicizia. Non ce l'abbiamo neanche noi. Non ce l'abbiamo neanche noi. No. Antonio Pezzella, benvenuto nei Pantella Steam. Benvenuto. E welcome anche Matteo Dovigo. Grande. Ciao caro. Siberian Husky nei Pantellas Gold. Grande. Abbiamo una donazione al Boroni, l'ha già salutato. Il grande, grande Boroni. Boroni. Grande il Boroni. Boroni che ci ha donato 5 euro. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' che ho visto un nuovo abbonato partire ed è VQM. VYQM, ringraziamo anche lui che entra a far parte di Pantellas Gold. Poi adesso stasera guardate tutta la serie mentre mangi, prima di dormire oppure mentre stai cagando. Cioè, Simone X Fortnite ha fatto l'upgrade, è la Madonna. Vai Jay! Quindi, momento importante di questa live. Madonna! Adesso vedi che pulizia di voce. I vicini secondo me tra poco ci mandano a cagare. Non so, eh. Andrea Patuz, benvenuto nei Pantella Steam. Mi piace dire la Madonna. Cioè, Quindi ragazzi, voi continuate ad abbonarvi a È la Madonna che Jacopo tanto c'ha 18 corde vocali. Matteo Lonardi, benvenuto nei Pantella Steam. Ciao caro. Oggi c'è Juve Napoli, sto leggendo. Oggi è una sfida importante. Chi vince? Chi vince? Fateci sapere il vostro pronostico. Vediamo un po'. Emanuele Scafini suggerisce un'idea per un video. Fate i Pokémon con Daniel che fa Charmander selvaggio. Io Charmander lo amo, per cui posso... Lo faccio volentierissimo. Ma ti travesti anche in privato da Charmander? Sì, sì, per chi vuole. Faccio spettacoli privati. No, adesso con il Covid non posso. Mi dissocio. Però poi se volete. Avete mai dubitato del vostro orientamento sessuale? Mai. No, sicuri? Neanche io. Niente ovviamente in Jay contrario. È sempre stato sicuro di essere... Esatto. Perché? Io sono innamorato del cibo. Com'è che si dice quello... Io sono cioccoariano. Cioccolatariano. Mangio solo cioccolato. Angelo Nerazzurro dona 3 euro. Grande. Quella che dice: osti, devi fare alcune osti che fregna. E osti che fregna. Giustamente. Ma anche a quel livello lì. Che è un livello ancora. Lo faremo in avanza. In futuro. Allora, vediamo un po'. E osti che fregna. In che posto di mare andate ogni estate? Ma io vado spessissimo in Sardegna, che la amo da tantissimi anni, vado sempre. Ma il Nati non vuole mai venire con me, devo sempre andare da solo, perché non vuole venire. Quest'anno mi ero deciso ad andare, ma poi è scoppiato tutti i casi Covid e sono rimasto a casa. A casa è rimasto. Destino, però prima o poi verrò in Sardegna, deve essere bellissimo, quindi voglio vederlo. Vi piace la pizza con l'ananas? No, anche no. Daniele Spadotto, ma che domande fai? No, scherzo. A G piace in realtà. In realtà agli stranieri piace molto la pizza con l'ananas. Ma perché non sono abituati a mangiare quelle pizze veramente gustose. Però allora pongo un'altra domanda. Attenzione. La pizza con l'ananas è sbagliata. Perché noi giustamente siamo italiani, la pizza con l'ananas fa cagare. Però magari provate ad andare a dire a un giapponese se il sushi col Philadelphia è buono. Aia. Mica che il sushi... Col Philadelphia is the new pizza con l'ananas. Bah. Però a me piace. Io bah, e allora che cazzo lo so, però magari un giapponese mi dice. Ma perché? Ma il sushi vero giapponese non è neanche così come lo mangiamo noi. Cioè, sì, è occidentale il nostro. Però. Ma tra l'altro, annunciamolo. Che bagagli, bello. Quando si potrà, io e Malnati andiamo in Giappone, così proveremo. Esatto. E andrai lì col Philadelphia e dici scusami, Philadelphia. Just an information, but you, the Philadelphia, where you, is? You fix the Philadelphia into the Osomaki? Jacopo, da quanto non ti tagli quei capelli? Avete ragione, però i parrucchieri giustamente sono chiusi. Per me sono sempre stati chiusi perché quei capelli così non so se siano mai stati aperti. Matteo Puccio, uno di noi, è un grande fan, un mio amico maschio. Perché Matteo Puccio non ad oggi su Instagram quante richieste di donne? Zero richieste per Puccio Matteo, ragazzi. Ragazze, fatevi sentire. Ragazze, su Instagram contattatelo. Che scriveteci a questo ragazzo che è bello, che è buono. Single. C'è anche la felpa Octopus. Hype. È anche un hype beast. Hai visto? Allora, vediamo un po' di...
Un'altra domanda scomoda. Avete mai girato un video che non vi piace, ma era un video che sarebbe finito in tendenza e quindi l'avete caricato per ottenere successo? Sempre AcraxTT, che è un nostro caro abbonato, ci siamo visti qualche giorno fa in live, salutiamo. In realtà no, cioè i video solitamente che facciamo ci piacciono tutti, cioè non abbiamo una... oppure ci fanno tutti cagare, non so. Ci piacciono altri, comunque ci piacciono tutti. Forse è capitato in passato con le challenge, magari a volte le abbiamo fatte per seguire insomma la tendenza del momento, però non era una cosa che... Tipo rischia il gusto, io quella l'ho odiata esatto, parecchio. Esatto. Ma la vogliamo rifare adesso? No, grazie. Grazie mille, Pucci, la vuoi fare? No, grazie. Posto. Domanda scomoda, cosa ne pensate dei show che vi hanno copiato il sistema di abbonamenti? Ma no, il sistema di abbonamenti è un sistema di abbonamenti di per YouTube, tutti, per cioè, tutti, quindi... tutti possono attivare i loro livelli, quindi The Show hanno fatto... Salutiamo i nostri amici. Tra l'altro, ragazzi, dal 2015 noi dobbiamo fare un controscherzo ai The Show, perché loro hanno fatto costretti a fare prank e io ho ancora leccato la mia... ho leccato la scarpa, mi hanno fatto mettere in mutande al libraccio di Piazza Duomo, quindi... Però posso dire che lo faceva già prima, non è cambiato molto. Prima erano in live, dove si scrivevano i The Show. Ah, li salutiamo, che prima erano ormai vi siete fatti scoprire. Vabbè. Uno scherzo. Vabbè, ma non gli abbiamo detto in cosa consiste lo scherzo. Loro un giorno, quando si potrà, riceveranno un bello scherzo. Donazione. Simone Bandino. Simone Bandinu, grande! Simone Bandinu, saldo! Salutiamolo, grande! Allora, ho letto delle domande interessanti, poi Dani mi ha fatto perdere il filo. No, non dire cazzate, sei tu che ti perdi via. Allora... Abbiamo un'altra donazione. Arctic Zombie, grande! Grazie di cuore. Vediamo un po'. Un giorno la farete, RobbieR11, che è un nostro abbonato, un giorno la farete una live su... il social che non si può nominare su quel? Ad oggi no, però in futuro mai. In futuro non si sa mai. Mai dir mai. Allora. Noi siamo fedeli alla maglia. Alla maglia YouTube. Grazie, sempre complimenti per i miei capelli. Sono 7 anni, Jacopo, che hai dei capelli orribili, quando li taglierai? Vabbè, grazie. Sto pensando di utilizzare delle parrucche bionde. Caschetti. Ma lunghe? Caschetti biondi lisci. Saresti molto figa. Grazie. Complimenti. Domanda scomoda, Zanna. Raga, domanda scomoda. Delle domande scomode. Cosa ne pensi? Hai già letto. Sì, ciao, io ormai. ok. Ho trovato delle domande fighissime. Beh, ricordatele, no? Non riesco a leggere. Ah, perché avete deciso di cambiare il vostro pubblico medio dai più grandi ai più piccoli? Vi seguo dal 2013, mi sembrate cambiati, ma mi siete sempre stati simpatici. Grazie, gentilissimo. Grande. E, allora, in realtà noi ci siamo adattati più che altro al cambiamento della piattaforma, quindi abbiamo seguito con l'arrivo, insomma, dei gameplay, il pubblico di YouTube si è aperto ovviamente a un pubblico anche più piccolo, quindi noi abbiamo cercato di adattare i nostri contenuti in modo tale da riuscire a colpire più fasce di età, quindi diciamo questo è stato un po' il ragionamento che abbiamo fatto. Allora, vi piace di più la Marvel o la DC? Beh, ovviamente la Marvel. Io dico la DC. Ma la DC fa cagare. Non è vero. Ma fa cagare, ma dai, ma non diciamo stronzate. Batman, sì, Joker, Flash. Sì, adesso perché avete fatto due film carini. Vabbè, molto meglio Marvel. Bravo Puccio, sei il numero uno. Ragazzi, sempre Puccio. Infatti vedi, tu esalti Puccio e nessuna ragazza gli ha ancora scritto. Ma mi ha scritto, oh ma coglione. Intanto ringraziamo Gabriele Dell'Olmo. L'Olmo che ha donato, grande. Grazie di RG Hoxhajay, non so la pronuncia, però ti diamo il benvenuto nei Pantella Steam. Welcome. Davide Terzo, attenzione, si è unito a Ella Madonna, quindi mi tocca. Signori, ladies and gentlemen. Madonna! Tutto a posto? È solo un coglione. Che è successo? Il Davide Terzo. Cos'è che riperde? Non ti picchio col guanto di Thanos. No, per fine niente io. Guarda, ti tiro un cazzotto. No, per favore, fai male. Fai bravo. Quando esce un nuovo episodio di Mia Mamma è Satana 2, Mia Madre è Satana 2, ne è uscito uno ieri, che potete trovare abbonandovi a livello di Pantellas Gold. E ne uscirà un altro tra 2 settimane, mentre settimana prossima uscirà il backstage. Tra l'altro l'ultimo episodio che è uscito ieri, piccantino in alcuni tratti, Piccanti, c'è del...
Infatti io guardando ho avuto un po' un po' di emozione, sì. Eh? Sì. Allora. Vediamo un po' di domande. Allora, quanto ci mettete a registrare un video? Allora, mediamente 10-12 ore. Poi dipende da quanto è complessa la sceneggiatura, quante scene sono, quante sono le location. Perché noi ragioniamo un po' come una piccola casa di produzione, diciamo, con regista, operatore, gli attori. Puccio! Lorenzo Factor, benvenuto nei Mandela Steam. E quindi ci mettiamo bene o male una, di solito una decina di ore. Cerchiamo di concentrare tutto in un'unica giornata, selezioniamo le location e tutto. Poi comunque anche questo lo spiegheremo anche molto bene nelle nostre live, quelle private, esatto. Però mediamente 10 ore. Domanda scomoda, fatturate di più con le views o con gli abbonati? Ma in realtà... Noi non fatturiamo. Esatto. Ollus. Spendiamo tutto in produzione, quindi... Sì. Vabbè, però diciamo che noi spendiamo molti, rispetto magari a tanti altri youtuber, noi spendiamo tantissimo in produzione, quindi in realtà tanto di quello che ci arriva lo reinvestiamo. Con gli abbonati siamo appena partiti, quindi... Poi ricordiamoci che c'è una vetrina da sfondare, quella costa, esatto, un botto. Dipende da voi, quindi se vi abbonate in tanti riusciremo a sfondare la vetrina. Vi prego, perché... Cioè io non ce la faccio più. Nemmeno noi. Già, veramente. Nel senso... Non ce la faccio più. Ma come? Voi non siete contenti di, cioè, aprire proprio una scena così con un impatto bellissimo. Lorenzo Factor esegue l'abbonamento di Patella Silver. Grande, ci vediamo in live. Allora. Jacopo, ti piacciono gli anime? Sì, mi piace molto Death Note. Mi piace molto Dragon Ball. Piace... Un attimo, il computer, donazione di LX Lorix, grazie mille, un saluto, un abbraccio, ciao bello, e grazie Puccino. Death Note, Dragon Ball, Pokémon, quindi un po' tutti gli anni 90, Kimagure, Orange Road, che non conosce nessuno. Ma racconta un po', perché Jacopo Malnati, cioè, ha questa fissazione per Quasi Magia Johnny, giusto? Sì, okay. In Italia Quasi Magia Johnny. Ma... Dobbiamo, secondo me devi raccontarlo, perché è una serie che magari può piacere a chi è appassionato di anime. È una serie che si basa su un triangolo d'amore scolastico e diciamo che secondo me è molto romantica, insegna molti valori. A rimorchiare? No, è che il protagonista è un po' sfigato, quindi è innamorato di una, però poi l'amica ci prova con lui, ora lui non sa dove andare, anche no, se no, non lo so, io, a me come non ci parla nessuno. Andatelo a cercare. E alla fine muore. Alla fine non lo dico. No. Okay. Va bene, quindi e com'è che si chiama? Ripeti, facciamo questa. È Quasi Magia Johnny o Kimagure Orange Road. Mi raccomando. Allora, dov'è finito Stefano Mesiano? Stefano Mesiano è il nostro vecchio regista, ha lavorato con noi diversi anni. Lui ora lavora in un'altra società, però comunque siamo sempre amici, ci sentiamo. E lo salutiamo. Salutiamo tanto. Ciao, allora. La Stefi. Vediamo. Domanda scomoda. Ok, grazie. Come non vi escono sopra? Intanto salutiamo. A volte escono, a volte no. Intanto salutiamo Sara Marcelli che ha fatto la donazione. Grazie. Francesco De Simeo, benvenuto nei Pantella Steam. Attenzione, Morbida Susi ha attivato quel livello, quindi lo devo dire. Benvenuta nel livello. Bevi. Butta giù che le corde vocali stiamo spaccando. Oddio. Ragazzi, sfondiamo le corde vocali di Jacopo Malnati quest'oggi. Ma cosa vuoi? Continuiamo con la Madonna. No. Sfondiamo. Faccio un altro. Vai Puccio, anche tu abbonati da lì. Alessio Sartoris, donazione. Alessio Sartori, che è grande. Il nostro fonico, grande. Salutiamo. Ale. Sappiate che l'audio si sente solo da un lato. Ale, perché queste cose ci devi aiutare. Siamo incasinati. Non c'è fare a meno. Grande. Qua ci abbiamo Puccio, che è un tecnico. Deborah Nicolosi, benvenuta a livello di Pantellas Gold. Top. Vediamo. Qual è la vostra serie preferita? La mia serie preferita. Stai parlando con me? Sì. Non so, mi stai cagando. Beh, io. Allora, vediamo. Vabbè, un po' tante. Tipo, Met Your Mother mi piace tantissimo. Adesso sto riguardando The Big Bang Theory. Met Your Mother è stupendo. Ma non è una sitcom. Versace Gang, grazie per la donazione. Bella. A Sherlock mi piace di brutto. Su investigazioni.
E poi che abbiamo visto di recente, Puccio? Io con te non ho visto niente. Non io con te, anche perché non ci vedo. Però, che serie ne abbiamo parlato? Ho visto Lupin, di recente ho visto Lupin. Molto bella. Molto bella, molto, a parte l'ultima puntata che non mi ha fatto molto impazzire, devo dire, ammettiamolo. Però molto un po' uscirà La Casa di Carta, che sarà l'ultima La Casa stagione. Di Carta, poi abbiamo visto Dark. Giorgio Casuccio, benvenuto a livello enormemente, poi non lo posso fare io perché è di Alessio della Santa, quindi enormemente poi. Imitazione patetica. Il vostro film preferito? Film preferito, ce ne sono tanti. Pirati dei Caraibi, The Mask. The Mask anche per me. Mission Impossible. The Mask da bambino era il mio preferito in assoluto. Bellissimo. Anche It, io sono un fanatico di It, quindi sia quello degli anni 90 sia di quello attuale. Allora, vediamo un po' altre domande scomode. Fateci un po' di domande scomode, ragazzi, che vi rispondiamo in totale serenità. È troppo veloce. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. A quando la live con la nonna? Ragazzi, nonna, poi... ragazzi, potremmo farla in futuro, anche una bella live con Ombre. Favij vi sta simpatico? Assolutamente, mi ha fatto un sacco di video insieme. È un amico, un fratello, lo salutiamo. Ciao Lore. Ciao Lore. Versace Gang, grazie, donazione di 2,29€. Top. Vediamo un po'. Vi piace la pizza con il pesce? Sì, beh. Tipo mari monti, tutto mare. Non ti piace quella faccia lì un po' schifata? No, il pesce non so, mi piace mangiarlo senza la pizza. La pizza deve essere margherita. Napoletana e margherita. Ma io quando ho voglia di pizza sono selvaggio, mi mangerei anche la pizza kebab così. Sì, quando giriamo a volte Daniel è preso da questo istinto animalesco e divora pizza e kebab. Mi piace magnà. Mi stai divertendo col guanto nel frattempo, molto divertente. Ti sai, vedi? Non faccio gestacci perché... No, ci dissociamo. Vi siete mai innamorati di qualcuno che vi aiutava a fare i video? Beh, perché comunque erano tutti maschi, però. Però hanno avuto anche delle collaboratrici femminili, io non mi sono mai innamorato. In realtà Jacopo si è innamorato di mia nonna, sì, non lo vuole dire. Quello... No, in realtà no, perché più cioè, noi la viviamo molto... perché è un po' strano, no? Cioè, sì, cioè relazionale, perché noi vediamo come se fossero le nostre sorelle le attrici che lavorano con noi. Io vedo anche Daniel come una sorella. La sorella che non ho mai avuto. Testa de... La Roberta la fate sembrare cattivissima voi nei video oppure quel caratterino anche nella realtà? No, è uguale alla realtà. Guarda, no, poverino, escici. Escici e guarda, e poi ci farai sapere, ci darai un feed tu. Ah, comunque brava la Roberta, dai. Prossima domanda, direi, no? Cosa ne pensate di Just Remo? Cosa ne pensate di Just Remo? Boh, no. Fa il suo. So. Qual è la cosa più infantile che fate tuttora? La cosa più infantile che fate tuttora? Un po'. Dormi con le coperte di Spider-Man. Ah, è vero, bravo. Io dormo con le coperte di Spider-Man. E anche con la Pantera Rosa. A volte con Puccio. No, scherzo. Io dormo con Matteo Puccio. Anche te. Qua, su questo lettone qua. Il nostro sacchettino. Allora. Vediamo un po'. Domande scorse. Devo selezionare veramente. Se vede cerco anche io qualcosa. E osti che fregna. L'ho letto, scusate. The pennies on the table. Come è cambiata la vostra vita dopo il lockdown del 2020? La vita non solo la nostra, quella di tutti noi è cambiata tantissimo. Non è stato, diciamo, semplice, ovviamente siamo sempre in casa, quindi abbiamo una vita sempre chiusa in casa, quindi... Però, ci mancano ristoranti, bar, sì, aperitivi, cioè, tutto quanto è, però... Però se è necessario, lo facciamo. Se è necessario, lo facciamo. Uno sforzo per l'umanità, tanto... È giusto così. Cioè, ci sono tantissime persone che stanno facendo grandi sacrifici, quindi è giusto che le facciamo anche noi YouTubers, creators, influencers. Mm-hmm. E non andiamo all'estero a farci le fotine, capito? Puccio? Non andiamo a Dubai. Non andiamo a Dubai, restiamo a Galabai.
uno mi ha ricordato che oggi è il compleanno di FabiJ. Oggi è il compleanno di FabiJ. Tanti auguri. Scriviamogli subito. Gli ho scritto, però mi ha detto che ha cambiato il numero. Cioè, ho scritto su WhatsApp. Ma è un po' cambiato numero. Gli ho mandato un messaggio al nuovo numero, ma viene fuori una spunta sola. Io sono già stato bloccato da FabiJ, ragazzi. Cosa gli hai fatto? Lo so. Donazione. Donazione, amici. Attenzione per Pippo 01, grazie di cuore che ha dato ben 5 euro. Ed è sei anche entrato nel Pantella Steam. Grazie. Francesco Chessa, benvenuto a livello normalmente poi. Poi attenzione perché Eric Beti vuole vedere le mie corde vocali, quindi benvenuto a livello... E la Madonna! Bellissimo. Incredibile. L'Eric. Stasera le butti le corde vocali. Sto, esatto, sto perdendo piano piano le corde vocali. Bevi, devi tenerle inumidite. Allora. Inumidite. Belle fresche. Se poteste avere i superpoteri, quali vorreste? Allora, sicuramente il teletrasporto. Forza sovraumana, volare sarebbe fighissimo. Prendi, però sei il teletrasporto, che cazzo dai, dico? Cioè ragiona quando dimmele le cose, malnati. Poi, altri superpoteri, forza suprema, mangiare senza ingrassare, tutto, quello è un potere incredibile. Dai Level, benvenuto di Pantella Silver, ci vediamo in imparare là. Tutte le lingue, puoi parlare con tutti in maniera incredibile. Poi leggere la mente. Cioè, troppe cose, no? Così è veramente brutto, però che ogni cosa che vedi senti il pensiero. No, solo se tu ti focalizzi, come quando Superman fa sparare, cioè non è che ogni volta che c'ha gli occhi spara. Se no leggi quello che penso di te, quindi. Ma infatti poi così tutto due schiaffi. Cosa che pensi? Niente. Jay, Puccio pensa male di me, digli qualcosa. Hai ragione. Sapevo, ce l'avevo proprio qui, ho detto, adesso risponderò. Ti conosco. Attenzione, per favore dite a Puccio se mi può rispondere su Instagram, Guitar Music, penso sia una ragazza. Attenzione. Non trovo Puccio, Puccio è già rimorchiato, ragazzi. Birichino. Di un Marco Marelli e di un altro, che mi ha chiamato Coglio. Allora, vediamo un po'. Siete mai andati anche per sbaglio nel bagno delle ragazze? Sì, cosa avete visto? No, non mi è mai capitato, sinceramente. Te è capitata questa cosa? No, domanda scomoda. Sono andato perché c'era, cioè, nel senso, era il bagno dei uomini, era tutto occupato, là non c'era nessuno. E poi... Però abbiamo subito la cosa contraria. Quando siamo andati al concerto dei Backstreet Boys, che nessuno di voi conosce, sicuramente. Io conosco. Però è una band molto amata dalle donne, che sono anche dei bei ragazzi. Infatti. E tutto. Noi siamo anche noi dei fanatici di Backstreet Boys. Certo. Siamo andati al concerto, c'erano così tante donne che le donne andavano anche nel bagno degli uomini, perché uomini non ce n'erano. Quindi io sono entrato in bagno, mi sono trovato quattro ragazze davanti. Anch'io. E poi ho detto, oddio scusatemi, invece era il bagno degli uomini. Quindi... Tra l'altro, vabbè, eravamo noi due... E che c'era anche FabiJ. Eravamo noi tre, eravamo con FabiJ al concerto. Poi tutte le altre erano donne. Gli unici tre uomini. Stefano Epomeo, benvenuto nel livello I Pantella Steam. Il concerto di... Ma noi dobbiamo rilanciare i Backstreet Boys. Cioè, ragazzi, ascoltate... Esatto. Oggi su Spotify ascoltate almeno una canzone dei Backstreet Boys. Quale? I Want It That Way. Forza. Non conosce neanche Tell Me Why? Di Tell Me Ti Why? Ti ho anticipato perché tu mi avresti detto cercate Tell Me Why, invece non si chiama Tell Me Why. Infatti ho visto che avevi fatto la faccia un po' da stronzo per fottermi, lo sapevo. Enric K3, benvenuto nel livello di Pantella Steam. Allora, Lorenzo Marca, grazie per la donazione, dice Daniel si fa male prendendo gli schiaffi da Satana. Che Satana? Dipende da quale tipologia di Satana. Abituato. Ormai sì, diciamo che la mia pelle è molto elastica e li prendo facilmente. Però diciamo che quella che tira gli schiaffi più potenti è la ombre. Perché la ombre, quando la sei incassata, tira di che gli schiaffi. Che però ha una grande rivale che ho provato, che è Cristina Bertevello. Perché in un video due o tre anni fa mi ha tirato uno schiaffo. Ero viola, completamente viola sulle orecchie. Un male incredibile. Tanto vediamo Basso Verlengia, grazie, che dici forza raga, abbonatevi tutti a livello della Madonna, dai facciamo andare a strappi le corde vocali di Jacopo, grazie, proprio strappiamogliele fino in fondo. Oddio, vediamo un po'.
Pizza o sushi? Chiedono tutte e due, tutte e due, tutte e due. Io sì, tutte e due, però voto pizza. Il pelato è pelato? No. Ogni è volta, in realtà è il cappellone, gli applichiamo ogni volta una calotta per non domanda fare. Scomoda, siete gay? Francesca Fibucchi chiede. No, non siamo gay. Ma perché sembriamo così tanto gay? Siamo tre maschi in una stanza. Effettivamente. Quindi social, effettivamente. Però. No, diteci da cosa sembriamo gay? Non lo so, se dai capelli. No, non so. Forse perché gesticolo tanto. Oh. Mi sto facendo i complessi, devo andare dallo psicologo, lo sapevo. Attenzione, UBT Ale 03 si è abbonato, volete proprio sfondarmi le corde vocali. E sfondiamogliele. È la Madonna! Benvenuto al livello della Madonna, UBT Ale 03, grande. Allora. Pokémon o Dragon Ball? È difficile, forse Dragon Ball, però anche Pokémon. Anch'io voto Dragon Ball, però i Pokémon... Non è una cosa molto semplice da dire, cioè, è una domanda un po' bastarda. Poi ci sono io che non l'ho visto. Poi c'è sto cretino però che non c'è bisogno di dirlo, non c'è bisogno di dirlo. No, allora, la donna che scriverà a Puccio, con cui vorrà uscire, dovete al primo appuntamento guardare almeno tutto Dragon Ball e tutto Pokémon. Almeno la prima stagione di Pokémon con Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Dylan, benvenuto dei Pantella Steam. Siete mai stati bocciati? No, io mi sono ritirato, quindi più o meno equivale a quello. Ho cambiato scuola. Però non bocciato, no. Io no. Nine. Netflix o Disney? Dicono che l'audio è un po' basso. Un po' di commenti. Attenzione. Che fonico Daniel. No, tira su tutto. Sentiamo adesso, proviamo. Ci sentite meglio adesso? Prova. Donazione. Fateci sapere come la... Prova. Dicono, prova a dire la Madonna per 2 minuti consecutivi, fa il Mingo Girl. Guarda, se da ora in poi si abbonano 20 persone alla Madonna, per 2 minuti urlo della Madonna. Se riesco, vediamo se riesco. Mettiamo un timer. Che rischio. Con un timer, parte la challenge alla Madonna per 2 minuti. Però dobbiamo fare 20 abbonati alla Madonna. Vediamo un po'. Ringraziamo Yannick Petulla che ha fatto la sua donazione. Grazie di cuore Yannick, grazie mille. Allora, vediamo un po' di altre domande. Prego tesoro, caro. Prego, domanda caro. Scomoda, quando fate dei video all'aperto e passa la gente, vi vergognate? Ma a volte... Dipende da quello che stiamo facendo. Siamo vestiti in modo particolare, sì, non è il massimo, però... Si fa tutto. Però alla fine basta essere convinti di se stesso. Tu sei convinto di te stesso, puoi fare quello che vuoi. Intanto ringraziamo Rossis Channel che ha fatto una donazione. Ciao idoli, il suo messaggio, sono una vostra grandissima fan. Ciao Rossis. Allora. Domanda scomoda. Daniel, cosa ne pensi di Jacopo? Jacopo? Ah, che è un coglione, fondamentalmente. Niente di che. Però gli voglio bene. A me quello. Siamo fratelli praticamente, però siamo fratelli coglioni, no? Sì. Sorelle. Sorelle. Anche sorelle Pantelle a volte sono anche sorelle. E via! Allora, a 60 anni cosa farete? Schifo, come facciamo già adesso. Faremo sempre più schifo. Domanda scomoda, farete un film? Mi sa, farete un film. Allora, dipende da voi perché i film non ce li fanno fare, quindi se spingete... Attenzione che Master 2.0 chiede, rispondete please, avete mai scaricato un porno? No. Scaricato? Beh, magari sì, tanti anni fa sì, quando si poteva scaricare illegalmente. Sì. In realtà senza volerlo, perché tu scaricavi i film... So, Titanic, aprivi e c'era delle scene un po'. Sui Mule, sì. È vero. Donazione. Vero, tipo il conte, la spada nella doccia, quelle cose. Non so se avete... Sì, quello ce l'abbiamo. Okay. Aspetta, Attenzione amici, dobbiamo fare un super ringraziamento a UBT underscore Ale underscore 03 che ha donato ben 10 euro. Grande UBT Ale, grandissimo. Grazie per aver donato 10 euro. E il suo messaggio è spero che continuate così che mi fate morire dal ridere. Top. Grazie di cuore. Grazie mille.
E grazie allora... per avercelo evidenziato. Puccio. Prego, prego. Oh, Puccio. C'è bisogno. Puccio, c'è bisogno. Intanto, ma com'è l'audio? Com'è l'audio? Com'è l'audio? Allora. Ho visto la donazione di Gabbo YouTube. Grazie che hai fatto la donazione. Grazie per i due. Un salutone. Vediamo un po', vediamo un po'. L'audio va bene, dicono, quindi top. Bene, quindi è bastato girare la monopolina, è stato un pochino, top. Top. Fonico. Grazie, ringraziamo sempre il buon Alessio Sartori che mi ha consigliato questo apparecchio per fare questa super live. Ma non siete mai andati in TV? No, in realtà sì, siamo stati... Abbiamo fatto 3 edizioni di Colorado su Italia 1, poi abbiamo fatto avanti un altro con Bonolis... E niente, ora sono un po' ferme le produzioni di Colorado, ad esempio non è stato più rifatto perché appunto con la cosa del Covid il pubblico non poteva avere accesso al programma, quindi hanno dovuto sospendere le produzioni, speriamo che prima o poi sì, perché poi i programmi comici live serve tantissimo il pubblico perché hanno un feed diretto sulle battute, sennò è un po' difficile anche diciamo da costruire. Se YouTube non esistesse cosa avreste fatto? Allora, bella domanda, cosa volevi fare quando... Io? Quali erano i tuoi... Sogni da piccolo? Sogni prima di... L'assaggiatore di dolci? Il porcone che mangia solo dolci? A me sarebbe piaciuto aiutare i ragazzi in difficoltà nelle varie strutture... adolescenti magari con i problemi di droga, così mi sarebbe piaciuto aiutarli. Che cosa positiva, te la sei scritta sta cosa? No, te la tua domanda sopra. No, devo una domanda seria. Domanda seria. Di Alessandro Ilao, penso. Se una persona è esclusa o sente di esserlo, cosa consigliate di farvi? Dovrebbe dirlo ai suoi genitori? Che soluzione avreste? Non ho capito, fammela leggere. Ma leggere questa qua. Tanto ringraziamo i fratelli Gotrex per aver donato un euro. Allora, amici, c'è una domanda. UBTale 20 euro, attenzione, ragazzi, grande. Mamma mia, i genitori ci ammazzano. Sei sicuro? Lo sanno i tuoi genitori che stai veramente facendo queste donazioni? Grande UBTale, però ha 17 anni. Quindi, Va bene, diciamo che... Va bene, grazie, no? Che ne sono emozionato, veramente, grazie di cuore. Allora... Se una persona esclusa, Alessandro Ilao, domanda così per fare, perché non ho veramente nulla da fare. Bella anche questa incipit. Questo incipit. Se una persona esclusa o si sente di esserlo, cosa consigliate di fargli? Dovrebbe dirlo ai suoi genitori? Che soluzione avreste? Ciao. Allora, il discorso della marginazione è molto, molto difficile da affrontare, nel senso che sicuramente parlarne con la famiglia... è fondamentale avere un ottimo, un buon rapporto con i propri genitori e soprattutto aprirsi e non tenere dentro di sé le cose, perché più le si tengono dentro più si soffre, meglio condividerle con i propri amici e condividerle con la propria famiglia prima di tutti, quando ci si sente da soli. E poi in realtà, ragazzi, non si è mai da soli nella vita, magari si possono passare dei momenti in cui soffrite, in cui state male, ma in questo mondo ci sono tante persone che magari non conoscete ancora ma che vi possono aiutare, vi vogliono bene e vi possono stare vicino, quindi cercate di non farvi abbattere se magari, non lo so, Puccio non vuole essere vostro amico, perché cioè, ci sono tantissime altre persone migliori di Puccio. No, Puccio è bravissimo, è bravissimo, però anche noi stessi abbiamo vissuto dei periodi difficili tra bullismo e isolamento, periodi di sofferenza, però tutto si, diciamo, si può affrontare, si deve affrontare. Iniziate parlando con la vostra famiglia, i vostri genitori, i vostri fratelli e i vostri amici più cari, e vedrete che potrete uscire da qualunque situazione difficile. Top. Vado. Tanto grazie. UBTale ha donato 5 euro, che si legge il messaggio dei 20. UBTale ci ha detto: aspetta che facciate altri video così mi posso divertire. Siete due dei pochi youtuber che mi fanno ridere anche in alcuni momenti difficili per me, vi ringrazio tantissimo. Grazie di cuore. Grazie mille, intanto ci scrivete questa cosa, ci fa un sacco piacere che possiamo insomma regalarvi un sorriso. Che abbiamo una funzione momento. Sociale. Esatto, noi serviamo. Vedi Manna, se abbiamo aiutato, che bello. Meno male. Che bello. Allora, vediamo un po'.
Cosa ne pensate di FaviJ che adesso è il secondo canale con più iscritti superato da Serie A? Vabbè, la Serie A è inevitabile, non conta come canale di youtuber, diciamo. FaviJ sempre nel cuore, sempre tu rimarrai il numero uno. Allora, ragazze con i capelli corti o lunghi? Lunghi. Anch'io lunghi, sì, però... Non disdegni i corti. Sì, ci sto. Vi sta simpatico Lion? Sì, ci sta simpatico, vorremmo anche fare un video con lui in realtà, quindi inondatelo nei commenti. Esatto, ditegli. Dicendogli che i Pantellas vogliono fare un video con lui. Rex Wolf dice, domanda, avete degli amici gay? Sì. Sì. E adesso vi racconto questa cosa. Nel 2012 un nostro amico ha fatto outing con me, che era un amico in comune. Non ero io. E non era Puccio. E praticamente lui era molto affettuoso, però io pensavo fosse, cioè, amicizia, così mi abbracciava, mi dava bacini sulla guancia. E poi alla fine, non so, mi ha invitato a casa sua a mangiare, aveva invitato anche Jacopo, così, che non è venuto, pezzi di E in pratica lui ha dichiarato il suo amore, mi ha detto che fa, Dani, tu fai sentire speciali le persone, sono innamorato di te, e mi ha fatto una Saker, che è la mia torta preferita, cioè... Chi mai ti aveva fatto una Saker? Nessuno? No. Vedi. No, lì prima... Sì, dopo qualcun altro mi ha parlato delle Saker, però tipo prima di quel momento lì... Forse la mia prima fidanzata. No, forse lei non mi ha mai fatto... Faceva i dolci, però no, la Saker no. Vabbè, però comunque... Niente, alla fine è stato un po' imbarazzante, però comunque gli voglio bene, lo saluto, siamo ancora amicissimi. E abbiamo anche tanti altri amici gay. Poi, vediamo un po'. Che rapporto avete con gli Arcade Boys? No, grandi, io li seguo sempre. Anch'io. Fanno spaccare. Fanno spaccare, sono molto bravi. Sanno anche analizzare bene album, canzoni, quindi li stimo molto. Vediamo un po'. Allora. Vince o Juve o Napoli stasera, ragazzi? Ah, Juve. Stasera vince Juve o Napoli? Vince il Napoli, secondo me. Ci ha abbandonato. Allora. Vediamo un po' di domande. Cosa ne pensate di Daniele Doesn't Matter? Beh, un grande, è stato uno dei primissimi youtuber. L'abbiamo conosciuto anche dal vivo, un ragazzo molto simpatico, molto gentile. E lui poi dopo è stato anche uno dei canali più visualizzati in Italia per un paio d'anni. Era uno dei primi youtuber italiani, quindi comunque è nella storia di YouTube. Poi se non sbaglio ancora adesso lavora in radio, quindi comunque sta andando avanti bene. Harry Joy, attenzione, ha donato 22 euro. Pazzo, grande Harry, grandissimo. Ciao ragazzi, avete in mente di riconsiderare Ludovica Pagani per altri video? A voglia, certo. Bisogna vedere se Ludovica riparteciperà, però noi siamo sempre aperti. Jacopo, ci canti il ritornello Juve Story di un grande amore bianco che abbraccia il nero. Juve, storia di un grande amore bianco che abbraccia il nero. Ma come? Dissocio per queste frasi. Capito, ma la canzone va così. Capito, aggiorniamola. Sappiamo che adesso siamo su un filo molto... molto... Allora. Da un momento all'altro. Vediamo un po'. Alessio è feticista? Sì, Alessio Della Santa è feticista, però ognuno ha i suoi gusti. È un analizzatore di piedi. Diciamo che più che un feticista, sommelier. È un sommelier e esperto di... Delle fragrance, delle piedon, di come... Uno specialista del piede, quindi... Bravo, ma è uno che analizza molto seriamente il piede. Cioè proprio dalla cura, no, dalla forma, dalla struttura, dalla morfologia della pianta. Il passo. Esatto. Sì. È molto professionale. È un dottore, lui è un... Antonio Forastieri dice, io vi vorrei donare 500 euro solo che non so il codice della carta. Insomma. I genitori non so se sono molto d'accordo. Meno male che... Esatto, anche direi, prima che arrivino degli insulti dai tuoi genitori... No. Finita la pandemia, ci sarà la possibilità di vedervi dal vivo? Speriamo di sì. Quindi, alla fine i live mi sembrano una cosa veramente di tantissimi anni fa. Ma è di tantissimi anni fa, fine 2019. L'ultimo libro. Sì, però alla fine sono neanche 2 anni. Sembra molto più tempo. Cioè, sembra che sia passato veramente 10 anni dai live. Allora, lo vedete ancora Michael Righini? No, però ogni tanto lo sentiamo. E
Lui spesso tu vai e torna da YouTube, però Gianni spacca. Giacobini chiede: Daniel, hai tatuaggi? No, neanche uno. Sono lindo, lindo, lindo. Perché ho un po' paura degli aghi, io ho questa fobia. Anche quando mi fanno il prelievo del sangue, sono lì che dico, oh, Dio, l'ago. Dopo quando andiamo di là ti prendi un ago, ti... No. Tra l'altro, nel 2010, vi racconto questo aneddoto, sono uscito con una ragazza. Al primo appuntamento io per scherzare avevo detto, ah, sai, io ho un po' la fobia degli aghi, così. Lei si è presentata con una siringa grossa così. Cioè... Bello. Ma co- cioè, è un'infermiera. No, ma magari, no, neanche, cioè, incredibile. Sono rimasto sconvolto, infatti non ci siamo più visti. Allora, abbiamo un po' di altre domande. Vediamo un po'. Nicky Games dice, non è una domanda, voglio dire che vi seguo da quando avevo 8 anni, ora ne ho 16. Volevo ringraziarvi questi 9 lunghi anni. Nicolò, grande Nicolò, ci fa molto piacere che sei cresciuto con noi. E... spero che continui. Invecchia con noi. Invecchia anche. Con noi. Invecchiamo insieme. Com'è stata l'avventura con i Pit, Daniel? Per lui più che altro. Che ragazzi, è stata una roba un po' particolare, nel senso che a un certo punto ho avuto delle strane sensazioni e mi sentivo attratto dal bosco, che vedo così è un po' zoofilo, naturale. Boscofilo. Boscofilo. Italy, sì. Ti diamo il benvenuto nei Pantella Steam, grande. Tommaso Pio Cozzi Torto, Pantella Steam, grandissimo. Il mondo del paranormale comunque è molto affascinante, diciamo che noi tendiamo a starne lontano un po' per scaramanzia anche, però è molto, cioè, è intrigante comunque, ti fa fare le ricerche. Tu non guardavi mai i programmi? Sì, ero abbastanza fissato. Un po' così. Infatti io sono un fantasma. Ah, bene. Si guarda in live da solo. Ah. Programma. Allora. Oppure in realtà è tipo come in Fight Club, che io sto parlando in realtà con, esatto, la mia schizofrenia. Cosa ne pensate di Da Supreme? Beh, Spac è uno dei talenti della musica italiana più grandi che Dani sono nati nel 007 team. Tube dice, il nonno è di Jacopo, di Daniel? Nonno è mio nonno, che tra l'altro tra pochissimo compierà 90 anni, settimana prossima, quindi... grande, è un toro. 90. È arrivato a 90, c'è stato Chianferro, speriamo che arrivi a 90. Allora, vediamo un po'. No, avete mai fatto fantasie strane su vostre collaboratrici? Solo su Matteo Puccio, sinceramente. Corrisposta alla cosa. Piero Ciciretti ha donato 5 euro, grandi mi sono soprattutto Jacopo. Grandi, grazie lo stesso. Io sui maschi ho una certa presa. Io neanche sulle donne, quindi magari sulle nonne potrei iniziare. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Quando torna Esmeralda Morichelli? Adesso è un po' che non c'è, ma nei video estivi sicuramente tornerà in costume per noi. Il player 2.0 dice, farete un'altra canzone? Un'altra canzone? Non lo so. Ci stiamo pensando, eh. Però fateci sapere voi se volete un altro pezzo. Allora, vediamo un po'. Uno chiede chi è quel signore accanto a voi. Il signore qua è il classico voyeur che sta a fissare da dietro. Vero. Si è arrampicato dalla finestra. Il signore. Si è imbucato. Il giovincello Puccio. Il signore è veramente un'offesa. Il signore. Qual è la ragazza più bella con cui avete fatto i video? Io. La nonna. La nonna, so per dire anch'io la nonna. Sono tutte belle. Se tutte belle. Ah, non è più bella. Daniel può vestirsi da donna, Franz. Adesso? Allora, Franz, se fai un investimento su Daniel donna... Ma come? Vestiamo la donna live. Ma ragazzi, no, perché Puccio mi diceva prima che era molto interessato a vedere. No, ma ragazzi, non siamo su OnlyFans che devo faccio vedere. Apriremo presto OnlyFans, ragazzi. Cioè, va bene che... Donazione. Va bene che dobbiamo produrre contenuti ancora più... Lorenzo Frati chiede, ma quindi l'episodio di mia madre è stata su Sandro che interpretava un ragazzo omosessuale è tratto dalla una storia vera? Sì, è tratto appunto dalla vera storia che appunto è successa a Daniel con questo nostro amico. Grazie, Pu. Ringraziamo anche per la donazione Martin Capizzi, che chiede di essere salutato. Ti salutiamo, ciao Martin, vi seguo da un botto, vi stimo, siete grandi, grazie di cuore, grazie mille. Vediamo un po' di altre domande.
Attenzione, Donut che dice: Yaki, ti è mai piaciuto Daniel? Yaki, ah, io Yaki. Daniel come amico sì, mi piace, come altre come on, baby. Cose purtroppo non... Come purtroppo? Vorrei, però... Purtroppo è un'eccezione comunque che fa intendere vorrei, altro, no. Poi è normale vorrei che... perché so che Daniel ci tiene, però purtroppo non... Daniel ci tengo, io ci tengo. Sì, lo so. Ah, lo dici solo per dico... facciata, sei falso, sei fi... Cioè, hai capito? Cosa? Niente, lascia stare. Sto leggendo perché... Non... Jacopo, intendevi quando hai fatto il primo tatuaggio, cosa hai provato? In realtà il primo tatuaggio l'ho fatto a 18 anni e poi questo qua invece gigante a 26 anni. È stato un parto praticamente, è durato 6 mesi, però poi sono rimasto contento. Allora... Se Daniel lecca la porta riceverà la sua prima gioia. Già fatto. Questa porta qua l'ho già passata più volte. Allora. Vediamo un po'. Michele, a che età la prima esperienza lavorativa? 19 anni. Dopo, subito dopo la maturità. O intendevi? Io con lo stage a 17. E anche l'altra a 17. Mohamed Khalifa chiede: come mai Vannoni non ha mai fatto un ruolo decente? Vannoni ha sempre fatto bei ruoli, anche in Among Us, a parte quella del lago, che si può andare nel lago. Esatto, Vanno tra l'altro è un eroe, perché Vanno ha varcato le soglie del lago di Varese, si è inzuppato nel lago di Varese uscendone rinforzato. Ci dissociamo, non è successo davvero, era tutto finto. C'è un divieto di balneazione. Vabbè, no, ma comunque Vano ti stava scrivendo un messaggio. Io se Vano ci sta seguendo, inviterei Vano a riflettere su una cosa, che la sua carriera di YouTube è nata dopo quel tuffo lì. Cioè, comunque lui è vero, vestito da alieno, tra l'altro. Era già partito forse col canale, ma poi ha avuto una grandissima escalation che l'ha portato adesso ad avere centinaia di migliaia di iscritti da quel bagno lì al lago di Varese. Quindi ragazzi, se volete avere un canale di YouTube di successo, buttatevi nel lago. No, la gente, no, non so, la gente va a Lourdes, va a Međugorje, cioè il lago di Bodio. Cioè, no, ma il lago di l'acqua del lago di Bodio. No, non lo fate mai, è inquinatissima. Ci sono dei cartelli, ma... Ci sono dei cartelli con divieti di balneazione, c'è dentro il... quello che c'era qualsiasi cosa ci sarà dentro, i ferri da stiro spinti così, no, quello che c'è dentro il mercurio, c'è cioè dentro di tutto, è pericolosissimo, non allora, lo fate mai. La malizia caratteristica delle frasi dei vostri video che fa spaccare, così presente anche nelle vostre frasi quotidiane? No, perché se no ci vuole la giusta dose, tutto malizia. Nah, nel senso, se io vedo una tipa di quei osti che fregna, diciamo che no, che siamo un po' più timidini di persona, quindi magari anche perché adesso con il catting... catcalling. Con il catcalling sì, può essere le osti che fregna calling. Può sembrare allora, che siamo dei porci pervertiti. Jacopo, sei stato fidanzato con Ludovica Pagani? No. Però ti sarebbe piaciuto? Non la conosco così bene, non so. È uscita, cioè, no, si può. Che cazzo dico? No, state in casa, ragazzi. Eh? Allora... Siamo a casa, ragazzi. Siamo a casa, no, infatti, non uscite, state in casa. Bravo, bravo. Uscite in casa, no? Fate una live su Zoom, cioè, vedetevi su Zoom, fate un appuntamento così. Bravo. Tra l'altro lei è del tuo stesso... Sì, lei è nata il tuo stesso giorno, mi sa. Ah, sì, è vero. Cioè, quindi non va bene. 25 nel stesso segno. Perso insieme. È per risparmio. Oppure spendono di più. Cioè, fondamentalmente. Possono fare cose ancora più grandi. Spendono di più, ma so. No, sì, no. Sì. Conviene. Vabbè, no. Vabbè, Puccio. Cosa? Puccio, una persona. Cioè, attenzione, è una domanda molto seria e importante. Una ragazza con cui vorresti uscire. Con una domanda riflessiva importante. Daniel, hai mai depilato tua nonna? Depilato? Ma penso che ombre sia glabra dal 95, quindi no. Con chi vorresti uscire? Cioè, personaggio, anche influencer? Per esempio, ragazzi, voi con chi vorreste uscire? Personaggio femminile o maschile? Ma famoso? Famoso, sì, famoso. Emrata? Emrata, per cazzo. Mona Milf, però, Emrata. Ma chi se ne frega? Ah, chi se ne frega? Michel Unziker? Michel Unziker, sì, Michel Unziker, cazzo... Molto è bella, brava, simpatica. Unziker spacca. Professionale, seria. Ma ragazzi, questo weekend gireremo la seconda tranche di riprese di Mia Madre Satana 2.
E quindi siamo pronti a fare delle riprese incredibili. Sto accadendo un sacco di cose, incidenti con la bicicletta, robe, lanci, cose incredibili che vedrete presto. E se attivate il livello di Pantellas Gold, che trovate qua in descrizione, potete accedere a tutte le puntate fino ad ora pubblicate di Mia Madre Satana 2. Quindi, assolutamente, potete vedere un sacco di contenuti. Quanto costa abbonarsi, chiede Sofia Nicoletti. A quel livello costa 2,99 euro. Quindi vi aspettiamo numerosi. Allora, facciamo un ultimo giro di domande, ragazzi. Fateci sapere cosa volete chiederci, noi vi proveremo a rispondere. E poi soprattutto fateci sapere se volete altre live di questo tipo, magari con anche, non so, reagiamo ai nostri video con qualche nostro amico, così, con Puccio, con Alessio Della Santa, con il prof Pelato. Fateci sapere. Allora, come avete chiesto a Vanoni la sua PS5? L'abbiamo rubata in realtà. Sì, diciamo che è stato un po'... Siamo entrati di notte. Vano, scusaci, dobbiamo girare il video, non è che ce l'ha presa. Lui l'aveva appena comprata, tra l'altro, gli era appena arrivata. E tu forse gliel'avevi chiesta poi? O sì. Io? E Jay ha un metodo di, cioè, che riesce a convincere con il suo stile, questa tecnica che usi, che è? Entrare di notte in casa. Pratica, no, chiedo. Ciao, scusa, non presti. No, ma perché Vanno, che salutiamo, è bravissima, è un amico, un fratello, ed è sempre super gentile e disponibile. Vediamo un po' cosa ne pensate di Tommaso Zorzi. Ah, è molto bravo, molto simpatico e... funziona come personaggio televisivo, quindi ha trovato la sua dimensione. Sì. Ragazzi, che se mostrerete mai le vostre doti da gamer. Buccio ha visto le nostre doti da gamer. Come siamo come gamer? Molto bassi. Ah, bene. Però... bene, grazie. Gentilissimo. Niente. Vabbè, comunque possiamo sempre fare i gamer che fanno schifo, no? Chiaro. Cioè, possiamo essere... cioè, sarà una categoria di quelli... No. Jacopo, quando avevi messo quella storia con Roberici che ti eri sposato, era così o per sfottere social boom? No, in realtà, grande social boom che ci è cascato e ha pubblicato la storia, che ovviamente era fake, con Roberici, di top. Allora, perché lei è attualmente quasi sposata con Borbolo. Esatto. Beh, ai tempi no. Il bravo Borbolo. Ah, ai tempi no. Quando avevi fatto la storia non era ancora, non mi sembra che era ancora. Poi Boroboro si è incazzato. No! Quando escono le puntate di Mia Madre e Satana per i non abbonati. Allora ragazzi, io stavo pensando, però dipende da voi, da quanto lo volete, se questo venerdì, noi potremmo far uscire la prima puntata di Mia Madre e Satana 2 per tutti. Ovviamente non potremo farlo con tutte le puntate, però come regalo potremmo farvi questo regalo se lo volete. Fatecelo sapere. E noi poi vi diremo tutto. Intanto Sof, benvenuto nei Pantella Silver. Il livello di Pantella Silver vi darà accesso alla live e ai backstage di Mia Madre Satana, quindi tutti dietro le quinte. Se volete vedere gli episodi, passate, fate lo switch al livello di Pantella Gold. Esatto, sui Pantella Gold troverete tutte le puntate. Comunque già sono contento che oggi tanti sono passati al livello della Madonna, quindi questa è stata un'ottima... Le tue corde vocali come stanno? Bene, perché bene. Adesso nessuno sta più passando, quindi mi sto ragazzi, riposando. Ma non vogliamo dare un ultimo colpettino alle corde vocali di Jacopo Mannati? Proprio la botta finale. Una botticina, proprio una roba... giusto una puntina, un paio. Una puntina. Allora... Super LC, benvenuto nei Pantella Silver. C'ho un po' di ansia adesso, mi sta venendo un po' di ansia, l'ansia da la Madonna, cioè proprio da dire. Perché adesso ogni volta che arriva un abbonato dico la Madonna, così tiriamole queste corde. È difficile che arrivi un livello della Madonna, quindi sono già arrivati tanti oggi. Domanda scomoda, chi rimorchia di più tra di voi? Bah, la nonna, sempre. Puccio che è un... Ma che è su Instagram da 6 ore che sta messaggiando tutte le tipe. No, è vero, sono sul computer. Lui anziché lavorare, ma guarda, sta guardando la chat. Sta guardando la chat. Quando esce un altro video su Harry Potter, ci piacerebbe. Poi adesso era tanti anni che non ne facevamo uno, ne abbiamo fatto uno a dicembre. E in futuro magari tornerà. Chi è più gay, uno chiede. Ma come? Uno l'ha scritto. Allora. Mi dissocio. Nulla contro. Cosa ne pensate di Awed all'Isola dei Famosi?
Beh, Awed è un nostro caro amico, una bravissima persona e si sta comportando bene, penso. Io non lo sto seguendo Sì, tantissimo. so che ho avuto un po' di Problemi difficoltà, sia all'inizio, ok. Beh, comunque è una vita difficile, sì, cioè tu. perché lì sei bersagliato tra gli autori e gli altri personaggi, devi essere molto... No, però pensa anche ai beni di prima necessità, cioè proprio scavarti le buche e cagarci dentro, cioè una vita proprio, cioè il bagno è Un fondamentale per la Giappone. sopravvivenza, è molto molto difficile. Spero che l'abbiano inondato Quindi di Daniel all'Isola dei soldi. Famosi con un cesso dedicato a Sì, io vorrei lui. fare tipo quel ciuschi di Dragon Ball dove schiacci No. quella la capsula, com'è che si chiamava? Sì, la capsula. Non la capsula del tempo, quella che schiacci e comparivano le macchine, vorrei il mio cesso privato dove faccio. Un ragazzo chiede cosa farete per lo speciale dei 6 milioni. 6 milioni, raga, dipende da voi. Adesso noi siamo ancora lontani dal traguardo, quindi Sfonderemo la vetrina. sfonderemo la vetrina con la panna, così Daniel è Oh, contento. sì, quindi iscrivetevi, abbonatevi, iscrivetevi. Esatto, reintroduciamo per l'ultima volta la nostra sezione abbonamenti, così per i nuovi arrivati che ancora non l'hanno appunto sentita. Ci sono 5 livelli. Primo livello è Pantella Steam che vi dà accesso. C'è appena entrato Zeta Gamer YouTuber Rush Wars 45, Grande. grande. E avrete accesso appunto ad emoji personalizzate della nonna, di Mamma Satana, di Daniel, dell'Alessio della Santa. Potete usarle sotto tutti i nostri video e nelle nostre chat. I Pantella Silver avete una live al mese e i backstage di Mia Madre Satana. 2,99 i Pantellas Gold avrete le puntate di Mia Madre Satana 2. 4,99 normalmente poi, dove avrete anche un sondaggio settimanale dove potrete decidere che video farci fare a livello pubblico, quindi video per tutti. E l'ultimo livello è la Madonna, dove praticamente vi potrete vedere una volta al mese in live chat con noi face to face. Quindi praticamente ci guarderemo in faccia, ci guarderemo negli E occhi e parleremo, parleremo e faremo un comunicheremo. po' di chiacchiere con voi. Tanto 5 € di donazione da parte di Andrea Potieri, grazie mille. Vi Grazie. seguo dai tempi di Gemma del Sud, grande Gemma del Sud, che non so più che fine abbia fatto, ma la salutiamo. Avevo 12 anni, capivo la metà delle battute e sono letteralmente cresciuto con voi, grazie di tutto. Grazie mille a te. Grazie. Ma credo che Gemma del Sud ci stia provando con Puccio, da quanto mi hanno detto di recente. Ah, dopo Questa social dichiarazioni, ecco. Puccio, cosa ci nascondi Penso con la gemmona? che sia Gemma del Ma Sud. come? Ah, è vero. Di che anno era lei? Cioè, nel senso, in che anno è emersa? 2012? Sì, 12. Quanto si paga per abbonarsi ai Pantellas Gold? Chiede Giovanna Sibilia. Si paga 2,99 € al mese e avrete, insomma, due puntate al mese più due backstage al mese più una live. Comunque c'è le emoji, perché comunque ogni livello successivo comprende anche i vantaggi del Comunque, precedente. amici, basta che cliccate sul tasto qua sotto abbonati Esatto, e c'è un video esatto. introduttivo che vi spiega tutto e trovate tutti i livelli con tutto ancora rispiegato. E mi raccomando, Pantellas Gold per vedere tutti i contenuti e la Madonna per vederci face to face, parlare, cambiare un po' di cose. Una ragazza dà un buon suggerimento, Sì, Vanessa Patella. attenzione Vanessa Ma Pantella. quest'anno lo farete maturità 2021? Dato che è strana comunque quest'anno, Quest'anno non lo maturità so, 2021. ancora da vedere. Di solito questa cosa qua la decidiamo sempre in quelle settimane lì, quindi ancora non sappiamo. Vorremmo fare una serie estiva, magari ambientata al mare o in piscina. Fateci sapere se vi può piacere come cosa, quello sicuramente lo vorremmo fare. Così facciamo anche il bagno in piscina al mare, già che ci Che siamo, quindi anche bello comodo, ci non sta, fa mai che non male. fa mai male. Vediamo, vediamo, vediamo. Matteo Piccoli, sono abbonato della Madonna, grande. E abbiamo I Was Fast che si è abbonato a livello di Pantellas Gold, grazie mille. Quindi benvenuto, tu potrai vedere le puntate di Mia Madre Satana, perché chi si abbona a livello di Pantellas Gold avrà accesso a tutta la seconda stagione di Mia Madre Mia Satana. madre Satan. Daniel ti. Ah, la notella dice: Daniel ti sei fregato la sedia. Why you? Ti ho fottuto la sedia. Ah sì, Sì. vero. Ah ah, mia, posso andare ovunque. Che sexy che sei, Daniel, Infinity Sword, attenzione. Grazie, gentilissima. Gentilissimo. Sempre comunque grazie perché fa sempre piacere. Grazie. Quanto si paga per arrivare alla Madonna? Chiede Eleonora Cecchi. Costa 9,99 € al mese e avrete la possibilità appunto di avere una video chat con noi, quindi parleremo di diversi argomenti insieme. L'abbiamo fatta recentemente, abbiamo fatto delle belle chiacchiere
face to face con i nostri abbonati ed è stata comunque un'esperienza fighissima anche per noi per conoscere voi e sapere di più anche della vostra vita, quindi abbiamo fatto una bella chiacchierata insieme. Fabio Longobardi dice: farete mai nonna italiana contro nonna straniera? Ah, questa sarebbe Non una male. bella idea. Barbara Ravelli, benvenuta nei Pantella Benvenuta, Steam. grazie. E Paolo Capilla, benvenuto anche tu nei Pantella Steam. Ciao E caro, benvenuto, welcome. avete delle emoji. Quanti tacchini avete? Quanti tacchini? Siamo già noi dei tacchini, quindi. Domani verifica di matematica, speriamo vada bene. Tommaso Savoini, buona fortuna. Se vuoi delle ripetizioni, Jacopo è molto bravo in matematica. Strike Montages Fortnite chiede: quanto costa il livello di Pantelas Gold 2,99 e avrai accesso a tutta la seconda stagione di Mia Madre Satana? Potete abbonarvi qui sotto. Vediamo un po'. Continuerete Among Us nella vita reale. In realtà noi vorremmo fare un altro videogioco, però siamo indecisi tra Fortnite, Minecraft. Fateci sapere voi cosa preferite. Domanda per te, Daniel, ancora i brufoli sulla schiena Daniel, come scomoda, ma Daniel ha ancora tanti brufoli con quel video. E non così, ce li ho ancora qualche brufolo perché mi voglio mantenere giovane, però non così. Mia, quella lì avevo veramente una malattia. sì, Era sì. uno sfogo fortissimo. Rifarete un video con i mates, perché no? Anzi, Volentierissimo, li salutiamo. salutiamo. Sara Marcelli, abbonata della Madonna, grande. Una cotta per noi 2 anni. Mi dispiace, Sara, per te, però Grazie, grazie. gentilissima. Come mi dispiace, carina. Perché la cotta per noi due, cioè, però Ma perché facciamo così cagare? Noi si fa così cagare? Puccio, siamo così brutti? Grazie. simpatici. Simpatici. Pezzo Simpatici. di me. Ultimi minuti della live, ragazzi. Quasi un'ora e mezza che siamo insieme a voi. È già passato di tanto tempo. E Siamo in vediamo un po'. ritardo, Da quindi. quanto siete migliori amici? Noi siamo amici dal 2009, quindi sono già passati 12 anni, raga. Madonna, stiamo invecchiando 12 insieme. anni Tesoro. che siamo amici e facciamo i video insieme. Una ragazza mi ha chiesto su Instagram come essere amico De Pantella, brutto. Com'è? Com'è? Perché l'ha chiesto te? Boh. Io non sono amico di Pantella, Il sono nostro solo mi Puccione, sono il infiltrato nostro nella sua vita. Puccione, il nostro amico. Quindi Amichetto di lui merenda. è, anche lui è cresciuto con noi perché l'abbiamo conosciuto quando era un bambinone. Quindi Vero. è cresciuto insieme a noi. L'età di 9 anni? Sì. Sì. Non, o sono 18. Roberto mi dice: Jacopo sei fregno, grazie. Io sui Non è maschi ho vero. una presa incredibile. Ma ci sono nuovi abbonati. Ciro Squillante ha eseguito l'abbonamento, l'upgrade enormemente poi, grande, benvenuto, quindi Grazie. parteciperai al sondaggio settimanale, perché gli abbonati di enormemente poi hanno un sondaggio dedicato alla settimana dove possono indirizzare la nostra scelta nei video, quindi nei video che voi normalmente vedete ogni venerdì. Adrian Feru, benvenuto nei Pantella Steam. K2 Savio, Grazie. benvenuto nei Pantella Steam. Poi vediamo un po'. Ultime domande. Selezioniamo le ultime domande. Danny Gamer ha donato 2 euro, grande, un saluto e Grazie un di abbraccio. cuore. No, ne ho vista una bella, mi sono distratto, l'ho persa. Allora. Beh, mi sarà attento. La nostra canzone preferita tra quelle fatte. Ada Mazzini dice: la mia canzone preferita è Italiani in vacanza. Io, Tutto, sì. ma anche Anche secondo me, no, anche e preferito. Tisana anche. Mancano tisana, sì. Piace, piace. Jacopo mi ha pensato di tingerti i capelli, no, perché ho paura di perderli, quindi non. Però quando ero piccolo, quando avevo 16 anni, me li tingevo di nero. Io ho fatto le mesh bionde tipo da Super Saiyan a carnevale, tipo le punte, e poi mi ero scritto Super Dan in testa. E quello era il mio travestimento di carnevale da Goku. Che Sofia tristezza! Bettella ha eseguito l'upgrade ai Pantelas Gold, quindi potrai vedere tutte le puntate di Mia Madre Satana 2. Grazie di cuore. Jacopo, lo sai che da piccolo mi hai preso in braccio, lavoravi con mia zia e mio zio, facevate teatro insieme, grande.
Giacomo Boria, ah, è il Simonetta Boria. Si ricorda Simonetta? Ah, grande. Grande, ciao Giacomo. Salutaci tua zia. Salutaci tua zia e anche zio Luigi. Tutto il grande paese. Bugu City. Allora, Jacopo, toglierei mai la parrucca? No, me la tengo qua stretta. Molto stretta, molto stretta. Perché nei video d'anni fa la donna? Domanda seria, per chi si è abbonato a livello e la Madonna, come lo avvisate per la live face to face? Praticamente noi messaggiamo tramite community, la tab community del nostro canale di YouTube, quindi voi da lì troverete tutti gli aggiornamenti sulle uscite di Mia Madre Satana, di backstage. Ci saranno dei post community dedicati solo agli abbonati, che vedranno solo gli abbonati e quindi saprete tutto. Noi comunque una volta al mese facciamo una live alla Madonna con gli abbonati, lo comunichiamo qualche giorno prima. Tendenzialmente verso fine mese. Esatto. Barbara Ravelli, abbonati Pantella Steam, ti salutiamo. Ciao bella. Ciao, un abbraccio. Diamo anche il benvenuto a Lorenzo Giudice e Pantella Steam. Vediamo. E abbiamo fatto la prima partita di calcio qui con voi, 90 minuti di streaming. Cioè una streaming incredibile. Una delle nostre più lunghe, quelle che facciamo sempre. Vado. Se ne va. Ah, posso rimanere? Sì, mi tieni? Sì. Grazie. Che ragazzi, ultimissime due domande. E poi ci dobbiamo lasciare. Vediamo un po'. Fate una canzone con Rondo. Preferireste sapere quando morirete o come morirete? Forse come morirete. Io quando. Sì. Così riesco a godermi la vita. Neanche. Vabbè. Ci so che tra un mese dovessi. Mi godo la vita fino a... Cioè, il matto. Il mattacchione. Dovevi fare il mattacchione, che siamo in zona rossa. Appunto. Tanto poi tra un mese... No, sì, ci sta. Siamo a casa. Bene, amici, le ultime domande. Ultimi Vai, saluti. Ultima domanda. Grazie di cuore. Intanto, siamo ladies and gentlemen, we are at the fine. Grazie di cuore per averci supportato. Grazie per tutte le donazioni. Grazie per tutti i nuovi abbonati. Speriamo che oggi si sono unite a noi tante nuove persone. Vi ringraziamo tanto. Grazie per noi è importante. Appunto l'abbonamento, perché ci permette di investire più soldi nelle produzioni, quindi di fare dei video con più qualità, ed è fondamentale il vostro supporto e vi ringraziamo tantissimo appunto per averci dato fiducia. Comunque ci avete dato fiducia, importante, e magari ci seguite anche da tanti anni, quindi veramente grazie. Grazie, grazie di cuore. Allora, Ricchi ha donato un euro, grazie mille Ricchi. L'ultimo giro, Emanuele Iro è passato i Pantella Steam, grande. Diamo il benvenuto. Poi dopo la live avrete comunque modo di abbonarvi, quindi se ci volete pensare un attimino qual è il livello più adatto per voi, quale preferite, potete farlo anche oggi, domani, dopodomani, comunque quando volete noi vi aspettiamo, entrate nel nostro team, nella nostra crew, così saremo ancora più uniti e più forti. Franz Troll chiede, ma nel livello è la Madonna, si parla con voi tutti insieme uno per uno? No, si parla uno per uno, quindi facciamo una videochiamata ad ognuno di voi, quindi parliamo... Sì, anche per appunto permetterci di conoscervi meglio, diventa anche più bella come conversazione, perché siamo solo tra di noi, diciamo. Marco 88, grazie per la donazione, un saluto. Jacopo, ti piace fare la voce della madre esaurita? Sì, mi piace molto, mi piace meno le mie corde vocali, però... Che tanto ormai sono già sollecitate con la Madonna, per cui... Ce la farà. Mi raccomando, abbonatevi se volete vedermi. Mia Madre Satana 2. Pensavo che dessi con la Madonna. Fai una e la Madonna da mamma Satana. E la Madonna. Su un crossover incredibile. Sì.
Va bene ragazzi, siamo arrivati alla fine, grazie ancora di cuore per il supporto, grazie per esservi abbonati, grazie per essere stati qui con noi oggi, che abbiamo trascorso un bel pomeriggio insieme. Esatto. E ci vediamo prestissimo, venerdì nuovo video, mi raccomando non perdetelo, se non avete visto il video che è uscito venerdì scorso lo trovate sempre qui sul canale, e ci vediamo prestissimo e un saluto pantelliano a tutti.